settimana. Io ringrazio per essere qui con noi Ferdinando Ametrano, professore Università Milano Bicocca e amministratore delegato di CEXIG. Buongiorno professore. Buongiorno a voi, buongiorno a lei. Ci aiuta a capire che cosa cambia con questo aggiornamento al protocollo del Bitcoin? Beh, Bitcoin da quando è nato ha avuto due grandi aggiornamenti, uno nel 2017 noto come SEG e questo noto come Taproot. Taproot è sostanzialmente la standardizzazione di un protocollo di firma che si chiama Schnorr e teniamo conto che i Bitcoiner sono i primi ad usare questo standard, il che dimostra come la ricerca crittografica trovi nel mondo dello sviluppo delle criptovalute, in particolare di Bitcoin, oggi i suoi protagonisti. Poi permette di avere su Bitcoin smart contract molto più complessi, rimuovendo alcuni limiti del passato. Come diceva lei, però, questa modifica è già stata prezzata, è già stata inclusa nel prezzo. Questo perché, per fortuna, sulla rete Bitcoin, a differenza di molte altre reti, gli aggiornamenti tecnologici sono sempre estremamente puntuali e non danno mai problemi nella funzionalità operativa. Ma il fatto che ci sia più privacy significa anche che ci sarà meno trasparenza? Ma allora, è un tema aperto. La privacy, teniamo conto che un indirizzo Bitcoin è come un IBAN che di cui tutti possono osservare i flussi in ingresso e in uscita. È solo ragionevole che nel tempo ci sia una maggiore privacy. Questo però consentirà sempre alle forze dell'ordine, agli investigatori, grazie al fatto che le transazioni Bitcoin sono sul registro pubblico, di poter in ogni caso indagare e rintracciare nel tempo, anche a distanza di anni, tutti i flussi finanziari che dovessero riguardare operazioni criminali. E lei è d'accordo con chi lo definisce l'aggiornamento più importante di sempre per la regina delle criptovalute? Assolutamente sì, anche se devo confessare un certo cinismo e disillusione. Nel mondo delle criptovalute purtroppo i meriti tecnici non sono molto riconosciuti. Abbiamo criptovalute che crescono tantissimo a dispetto di un'inconsistenza tecnologica straordinaria. In un mondo ideale questa notizia dovrebbe far salire Bitcoin moltissimo e dovrebbe rafforzarlo certamente come nella percezione di essere la più stabile, la più importante delle criptovalute, cioè sostanzialmente l'oro digitale. Grazie per essere stato con noi, professor Ferdinando Ametrano e anche amministratore delegato di CEXIG. Buona giornata. Buona giornata a voi.